Le isole dell'arcipelago indonesiano sono terre misteriose e fantastiche. Qui la realtà sconfina quotidianamente nella fantasia, nutrita da leggende, credenze e riti antichissimi. A Komodo, ad esempio, si dice esistano i draghi, esseri spaventosi che hanno segnato la storia degli abitanti dell'isola, seminando morte e distruzione. Alla fine dell'Ottocento, i pescatori di perle che si spingevano a queste latitudini raccontavano di un enorme rettile mangiatore di uomini, ma i loro racconti vennero considerati solo frutto della fervida fantasia dei marinai. Finché nel 1911 una spedizione olandese confermò l'esistenza di un essere mostruoso chiamato dagli indigeni Drago di Komodo. Negli ultimi anni si sono accertati numerosi casi di persone divorate dal cosiddetto drago, soprattutto turisti spintisi incautamente in queste colline. Eccolo il temibile drago, il Varanus komodoensis. Con i suoi 3,5 metri di lunghezza, 100 kg di peso, che a stomaco pieno possono addirittura arrivare a 200, è indubbiamente il più grosso sauro del mondo e anche il più vorace. Le sue abitudini alimentari sono estremamente duttili. Si può dire che si nutra di qualunque essere a sangue caldo, compresi i suoi simili. Le file serrate dei denti ospitano un batterio letale per le vittime. Anche un morso superficiale fa suppurare le ferite rendendole maleodoranti. La vittima, nel caso si fosse salvata alla prima aggressione, attirerà col suo odore altri varani e per lei non vi sarà scampo. Per tutti questi motivi, il varano di Komodo è sopravvissuto con successo per secoli, restando il padrone incontrastato di queste terre. Ma leggende e misteri non si limitano a Komodo. Poco distante si trova la splendida isola di Sumba, l'isola del sandalo, come veniva chiamata, per le profumate foreste che un tempo ricoprivano le sue colline. Oggi il prezioso sandalo è quasi sparito a causa dello sfruttamento a cui è stato sottoposto. Non ha conosciuto la stessa distruzione, ma anzi è diventato più fiorente l'allevamento di una preziosa razza equina che per secoli ha rifornito i reggimenti coloniali di cavalleria. Issati su questi focosi destrieri, gli abitanti di Sumba, una volta l'anno, compiono una battaglia rituale che a una mentalità occidentale può apparire violenta e spietata, ma che si rivela essenziale per gli abitanti del luogo, che a lei si affidano per ringraziarsi gli dei. La battaglia deve portare al sacrificio di almeno uno dei cavalieri. Lo spargimento di sangue è un'offerta indispensabile agli dei, che ricompenseranno la popolazione con un anno di prosperità e abbondanza. È difficile stabilire il giorno della battaglia e a tale scopo i religiosi del villaggio studiano le fasi lunari dal punto più alto della collina, nei pressi del santuario di Ubu Bewe. Questo è il luogo sacro dove sono raccolte le testimonianze della religiosità di questo popolo, che eresse ai propri dei costruzioni megalitiche di incredibile bellezza. I blocchi di granito venivano prelevati nelle miniere distanti decine di chilometri, tagliati e trascinati fino alla collina sacra, come è documentato in questo filmato del 1920. Una volta scolpiti, i monoliti diventavano le tombe dei sacerdoti o dei nobili del villaggio. Accanto ai defunti venivano seppelliti anche gli schiavi che in vita li avevano serviti. Sumba ha un'antica tradizione di sacrifici umani che tuttora riemerge attraverso la battaglia rituale detta del Pasola. Quando i sacerdoti scendono dal villaggio verso la riva, è segno che si sta avvicinando il giorno della battaglia. La spiaggia diventa un luogo sacro nel quale è proibito pescare e bagnarsi.
La dea che presiede ai raccolti e alla pesca per un mese si aggirerà lungo la costa attendendo il momento propizio per lasciare i suoi doni. Nessuno deve esserle di intralcio. La popolazione si riversa all'alba sulla spiaggia, che brulica di minuscoli gamberetti. Il prezioso dono della dea del mare, una parte del suo corpo generosamente regalata ai fedeli. Il fenomeno del brulicare dei gamberetti una sera all'anno è determinato dall'incrocio di differenti correnti marine, ma per gli abitanti di Sumba è la prova dell'esistenza della dea del mare. Ora potrà combattersi il Pasola. Spetterà ai sacerdoti anziani dare il segnale d'inizio. Quello che ad un osservatore estraneo potrebbe apparire come il correre caotico di cavalli e cavalieri nell'area del combattimento, in realtà risponde ad una coreografia secolare che vede gli spiriti della terra combattere gli spiriti del cielo attraverso gli uomini armati di lance. Durante il combattimento tutti sono in pericolo, anche gli spettatori. Un colpo di lancia potrebbe raggiungere chiunque e uccidere. Ed è proprio la morte quella che si attende come conclusione del Pasola. L'Indonesia è prodiga di sorprese per il viaggiatore occidentale. Oltre l'isola di Sumba, ancora più in là delle isole delle Spezie, ci si imbatte nella più orientale delle terre dell'arcipelago, la Nuova Guinea. Qui la popolazione vive ancora come 50.000 anni fa. Le grandi paludi del sud sono abitate dagli Asmat, i più temuti cacciatori di teste della Nuova Guinea. L'ultima vittima occidentale di questi bellicosi indigeni è stata Michael Rockefeller, figlio del magnate americano. E da allora il governo indonesiano cerca di persuadere turisti e studiosi occidentali a tenersi lontani da queste terre. Gli Asmat vivono ancora nell'età del legno, non conoscono altra norma civile che quella della difesa della loro tribù. Si definiscono il popolo degli alberi e traggono ogni sostentamento dalla foresta. Non hanno altra attività che la caccia e la guerra. Si nutrono solo di selvaggina e di larve di scarabeo che trovano in grandi quantità nelle foglie del sago. Arrostite vive sono per loro una preziosa fonte di grassi e proteine. Gli Asmat mantengono ancora intatta la loro tradizione di cannibalismo.
Questo guerriero ammette, un po' sconsolato, che sono già diversi anni che non gusta più carne umana. Ciò nonostante, porta sempre attaccato al collo il coltello con cui era solito sgozzare i nemici. Il loro territorio è sommerso dalla palude. Il fango è l'elemento naturale con cui devono confrontarsi di continuo. Prima che ci fossero gli uomini, raccontano gli anziani, il dio della palude conficcò nel fango dei pali di legno e vi soffiò la vita. I pali dapprima si trasformarono in alberi, poi iniziarono a danzare e divennero gli Asmat, il popolo degli alberi. Piantare pali nel fango è un rituale sacro che commemora la loro origine. Gli uomini abbattono alberi nella foresta, poi sulle piroghe li trasportano al villaggio, dove le donne li colpiranno per punirli di aver strappato alla foresta delle vite. Il rituale è immutato da millenni. In questa occasione i pali dovranno essere piantati per essere riempiti dello spirito di 7 guerrieri uccisi da una tribù nemica. C'è aria di vendetta e la tensione cresce mano a mano che si progredisce nella cerimonia. Occorrono alcune settimane prima che i tronchi si trasformino in quei capolavori che hanno reso famosi gli Asmat, attraendo collezionisti e commercianti. Anche Michael Rockefeller trovò la morte in queste paludi, spinto dal desiderio di possedere una di queste opere d'arte primitive. Dopo 2 mesi di scultura e di danze propiziatorie, i tronchi sono pronti ad essere issati e ad ospitare lo spirito dei guerrieri morti. Le anime dei defunti si placeranno soltanto quando le sculture saranno bagnate col sangue dei nemici. Il violento temporale non impedisce che si svolga attorno ai pali rituali la danza della vendetta che precede l'incursione nel villaggio nemico. La notte trascorre in un crescendo di eccitazione e di tensione. I guerrieri si placeranno solo all'alba, quando finalmente partiranno per raggiungere il villaggio nemico. La destinazione deve restare assolutamente sconosciuta agli uomini bianchi.
Ci sono panorami e vedute dell'arcipelago indonesiano che sono ormai familiari agli occidentali. Gli itinerari turistici includono sempre più spesso tappe nelle isole più spettacolari dal punto di vista naturalistico. Bali, ad esempio, è un'isola molto amata dai turisti in cerca di esotismo, ma anche di tranquillità. Le offerte rituali e le celebrazioni religiose qui trovano una rappresentazione plateale e superficiale, ritagliata a misura del gusto e delle richieste dei turisti ricchi di curiosità ma con poco tempo a disposizione. Eppure, anche a Bali esiste una realtà meno conosciuta e più autentica che la popolazione dell'isola tende a nascondere agli osservatori superficiali. Su una spiaggia di nera sabbia vulcanica viene celebrato un rituale in cui attori e spettatori confondono il loro ruolo e vivono all'unisono un momento di intenso rapimento spirituale. Rangda, la dea dei cimiteri, si impossessa degli attori, provoca trance, spinge i presenti a mimare la lotta fra il bene e il male. Le spade dei guardiani del tempio sono vere e taglienti. L'uomo che indossa la maschera di Rangda è protetto, oltre che dalla tradizionale fascia di cotone attorno ai fianchi, dalla stessa dea che provvederà a salvargli la vita. Potenza della fede o grande abilità degli attori. A Bali esistono migliaia di templi in cui si celebrano riti indo-buddisti con un certo colore animista, tipico delle religioni arcaiche insulari. Al di là delle manifestazioni più superficiali e consumistiche, la popolazione cerca sempre di conciliare la vita quotidiana con la ricerca del trascendentale. Anima e corpo sono un'unica opera d'arte voluta dagli dèi. Anche il paesaggio viene trasformato in opera d'arte dagli esseri umani, che rispettano nella natura lo spirito degli dèi che vi aleggia.